Ciao, sono Marco di FIAB Ciclobi, l'associazione milanese della FIAB che da 25 anni si interessa di mobilità ciclistica nella nostra città. Mobilità ciclistica che è venuta molto alla ribalta grazie ai media, ai Facebook, con la campagna Salva Ciclisti sulla sicurezza. Una campagna che si fonda su 8 punti, che sono quelli che noi per 25 anni abbiamo sempre cercato di portare avanti con la nostra amministrazione con assordanti silenzi. Oggi il vento sembra essere un po' cambiato, c'è più attenzione e quindi anche l'interesse mediatico è decisamente aumentato. Sicurezza ciclistica, che vuol dire sicurezza attiva e sicurezza passiva, ciò che possono fare i comuni, ma ciò che possono fare anche i ciclisti. I ciclisti devono sicuramente anche fare la loro parte osservando il codice della strada e adottando alcuni accorgimenti. Oggi vedremo a che cosa va incontro un ciclista nella nostra città. Partiamo dal centro, una zona dove è stata implementata l'area C, a riduzione del traffico veicolare, perché il traffico è sicuramente una condizione di insicurezza per il ciclista. A Milano ci sono una percentuale di automobili per 100 abitanti quasi del doppio rispetto alle più grandi città europee. Se si riesce a ridurre anche del 30%, sicuramente la sicurezza dei ciclisti aumenta automaticamente senza nessun altro intervento. Bene, adesso il semaforo sta diventando verde e partiamo per il nostro giro. Bene, siamo qui in piazza Cadorna dopo aver imboccato dal via il Foro Buona Parte, dove c'è il pavé che, come sappiamo tutti noi ciclisti, è un problema per la nostra stabilità e per il fatto che la manutenzione è sempre stata molto scarsa negli ultimi 20 anni, quindi si aprono proprio degli spazi, degli interstizi tra i vari lastroni dove la ruota si infila, ed è questo un problema molto più grave del nostro traffico, perché ci fa cadere. Poi abbiamo fatto l'ingresso in questa piazza Cadorna, che è stata qualche anno fa rivista dal punto di vista architettonico da Gaia Ulenti, e con questa fontana, questo ago e filo molto discusso. Qui il problema che avete visto è stato la confluenza all'interno di questa piazza, dove arrivano due vie, via Minghetti e dalla Triennale, e la confluenza con le auto è sempre ovviamente un momento difficile, perché le auto, avendo maggiore velocità, cercano di tagliarci la strada. Quindi state molto attenti, mettete la mano per indicare la direzione e soprattutto non siate indecisi. Ecco, questo è un esempio. Noi siamo sulla corsia ciclabile di via Cartucci. Dietro di noi c'è un autobus, ovviamente è suo diritto fermarsi, c'è la fermata, ci mancherebbe altro. Però questo, su una corsia ciclabile come questa qui, ovviamente comporta al ciclista di doversi fermare e spostare. Ma dietro l'autobus, vedete, c'è anche un camioncino in sosta vietata. Questo qui è molto più dannoso, perché questo lì non ci dovrebbe stare. E ovviamente anche in questo caso qui il ciclista è obbligato a uscire dalla sede per mettersi in mezzo alla strada, a volte improvvisamente, e quindi questo comporta un problema di sicurezza per il ciclista. Noi sappiamo che l'amministrazione, perché è stata una delle prime cose che ha fatto, sta battendo il chiodo sulla sosta selvaggia. Anche già su questa circolazione se ne vedono gli effetti, soprattutto negli altri tratti, dove era forte perché ci sono molti negozi di attrazione, tipo bar, gelaterie, eccetera. Era forte la sosta selvaggia. Qualcosa sta facendo, il numero di multe praticamente si è stuplicato, e bisogna educare anche gli automobilisti al rispetto verso i ciclisti e ricordarsi che dove parcheggiano non sempre è possibile. Per quanto riguarda Piazza Virgilio, abbiamo visto, ci sono tre semafori, bisogna ovviamente rispettare il semaforo rosso,
e la particolarità è che entrando in via Caradosso abbiamo dovuto fare tre quarti, quindi mettere sempre fuori la mano, attenzione all'asfalto perché ci sono le rotaie da attraversare e ovviamente ci sono anche un po' di buche e un po' di asfalto dissestato, e soprattutto bisogna stare attenti ai comportamenti delle auto che spesso e volentieri, per esempio Piazza Loreto ne è un esempio eclatante, stanno sulla sinistra per andare a destra, quindi segnalate con attenzione dove volete andare e andrete sicuramente tranquilli. Siamo qui vicino a Santa Maria delle Grazie, questo bellissimo monumento storico del 500, poi affrescato dal Bramante. Vediamo un tram che sta arrivando, questo qui è Corso Magenta. Vediamolo, diciamo qua, abbiamo il pavé, lo spazio stretto. La convivenza col tram è sicuramente un fatto abbastanza, diciamo così, difficile, perché loro non hanno possibilità di spostarsi facilmente, sono generalmente molto gentili e disponibili, bisogna prestare attenzione se c'è proprio necessità, lo spazio è poco, fermarsi per farli passare, non saranno 2 secondi in più che noi ci fanno perdere il tempo. Invece è interessante questo cartello dove si indica che anche le biciclette possono andare a destra e a sinistra insieme ai taxi e agli autobus. Quello che è obbligato è il passaggio per le moto e per le biciclette e per le motociclette. Le biciclette quindi possono andare quasi sempre dappertutto, non hanno problemi di spazio, non hanno problemi di parcheggio. Ovviamente hanno un problema di equilibrio, ma questo è insito nel tipo di mezzo che si utilizza, uno lo sa e ci sta attento. Adesso proseguiamo per Corso Magenta e riprendiamo la via Carducci. Abbiamo fatto via Carducci, siamo arrivati qui all'angolo con via San Vittore. Allora, qui in corso via Carducci è importante la fermata dell'autobus perché, come avete visto, si discosta dalla sede stradale della corsia ciclabile, lasciando quindi libero il ciclista di percorrere. Ovviamente bisogna stare attenti quando arriva l'autobus, che le persone scendono dall'autobus senza guardare e possono invadere la pista. Lì va benissimo, come sempre, la prudenza e suonare il campanello. Quindi a San Vittore potete benissimo notare che cosa? Uno dei pericoli maggiori per i ciclisti che sono le rotaie, soprattutto le rotaie dismesse. A Milano ci sono 25 km di rotaie dismesse. Toglie le costa, lo sappiamo, però è un pericolo per noi. Queste non sono assolutamente utilizzate e se ti ci infili dentro con la ruota è un po' un problema, ricordarsi sempre di tagliarle. Qui all'angolo poi con via San Vittore hanno installato questo semaforo apposta, non ha servito però per i ciclisti e pedoni, così come l'hanno messo anche a Porta Venezia, angolo Viale Maino. È quello molto importante perché distingue il flusso automobilistico da quello pedonale e ciclistico, quindi le svolte sono molto facilitate e c'è molto meno pericolo. Eccoci qua, abbiamo affrontato la svolta da via San Vittore in via Olivetani rispettando i semafori, con le rotaie dismesse in mezzo, con l'autobus che ci stava alle calcagne ma che ha pazientemente aspettato che noi girassimo, perché almeno i mezzi dell'ATM generalmente si comportano bene, cosa che invece non fanno gli automobilisti che spesso e volentieri ti premono da vicino in un momento così delicato come può essere quello. Qui abbiamo una dimostrazione di una buca, l'amministrazione deve prestare molta attenzione alla manutenzione delle strade, soprattutto sul lato destro, dove circolano i ciclisti, perché buche, dossi e quant'altro, e tombini sono per noi una fonte di equilibrio precario e quindi scarti improvvisi con gli automobilisti che non sempre sono pronti e attenti alle nostre necessità.